Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'Assemblea ha approvato la legge sull'autorecupero nelle case popolari. Il provvedimento prevede che gli alloggi sfitti per carenza di manutenzione vengano assegnati a chi è in graduatoria, a condizione che si impegni a realizzare gli interventi necessari, i cui costi saranno rimborsati o scalati dall'affitto. La norma è limitata al patrimonio di edilizia pubblica. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Questo disegno di legge servirà a dare da subito la possibilità a tantissimi cittadini di poter fare i lavori in un momento tra l'altro difficile anche per le casse della regione per fare la manutenzione in più di 800 alloggi che hanno bisogno di queste ristrutturazioni. L'autorecupero nelle case ATC servirà a dare almeno a 250 famiglie subito l'alloggio. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Una prima vittoria dopo tante mobilitazioni perché si raddoppia il numero delle case popolari che si assegneranno quest'anno. È però una vittoria un po' mutilata perché se fosse passata la nostra proposta di Fratelli d'Italia le unità abitative assegnabili sarebbero state più di 10.000. Continueremo su questa battaglia per cercare di rendere l'autorecupero un sistema integrato e non limitato alle case ATC o chi è in graduatoria per la casa popolare. Nuova legge sul servizio civile per i piemontesi. Il provvedimento stanzia 200.000 euro per promuovere nuove progettualità e ha l'obiettivo di istituire e aggiornare l'albo degli enti di servizio civile, esaminare e verificare i progetti di servizio civile, informare e realizzare attività formative e gestire rapporti con l'Ufficio Nazionale e gli altri soggetti coinvolti. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità in seconda lettura la proposta di legge del gruppo Movimento 5 Stelle per modificare le norme dello statuto e rendere pubbliche le sedute delle commissioni permanenti. Le forme saranno individuate nel regolamento interno del Consiglio regionale. Un programma di educazione alimentare che parta dalle scuole per migliorare gli stili di vita delle famiglie e limitare i problemi di salute legati al consumo di cibi contaminati che coinvolgono 1 milione di piemontesi ogni anno. Questo è il tema di un convegno a Palazzo Lascaris organizzato dal Consiglio regionale e ASL Torino 5. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Abbiamo voluto dare forma e concretezza alla terminologia siamo quello che mangiamo ed è importante mettere in rete il consumatore con le associazioni dei consumatori, i controllori e i produttori. Abbiamo quindi la necessità di lavorare per la prevenzione e di condizionare e cambiare gli stili di vita dei cittadini. Giovedì 9 aprile a Palazzo Lascaris torna l'appuntamento annuale con hashtag PA140, evento del Consiglio regionale sui temi del digitale, della partecipazione, dell'uso delle piattaforme social nelle pubbliche amministrazioni. Hashtag PA140 2015 chiuderà la prima fase del Piemonte Visual Contest, il Mappathon, per partecipare alla mappatura del Piemonte con OpenStreetMap. Ed è tutto, altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima puntata. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.